Oggi è un giorno gioioso per la città. Il Papa non poteva scegliere arcivescovo migliore in un momento così difficile. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha commentato così l'ingresso ufficiale in diocesi del nuovo arcivescovo Don Mimmo Battaglia. È un giorno di gioia per Napoli. Don Mimmo è la persona giusta per Napoli in questo momento. Qui c'è bisogno di resistenza e di creare le condizioni per ripartire con minori disuguaglianze. Un prete che conosce le sofferenze, le fragilità e si incontrerà con il grande cuore di Napoli. Io gli garantirò fino alla fine del mio mandato la massima collaborazione. De Magistris aveva conosciuto Don Mimmo a Catanzaro durante la sua esperienza di magistrato. Ormai la mia vita si intreccia nel segno dell'amore con la Calabria, per la fratellanza, l'uguaglianza e la libertà di un popolo che merita tanto amore e tanta dedizione. A salutare l'ingresso di Don Mimmo nella cattedrale di Napoli, l'arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone. È una giornata importante, di grande emozione anche per la diocesi di Catanzaro. Certamente, di grande gioia, di gratitudine al Santo Padre per questa scelta e di augurio per Don Mimmo, a cui auguro di poter offrire a Napoli tutta la sua umanità e la ricchezza che ha accumulato, la ricchezza esperienziale che ha accumulato lungo tutti questi anni, prima a Catanzaro e poi a Cerreto Sannita, adattandosi alle meravigliose caratteristiche napoletane. Uso una frase di un mio conterraneo, Pirandello, uno nessuno centomila, di sapersi adattare a tutte le realtà diversificate della bellissima Napoli.